Radio News 24. Bentrovati allo speciale ritiro di Stadio News 24. In questa puntata vi faremo vedere le immagini delle due amichevoli giocate e vinte dal Palermo contro Pontisola e Lumezzane nel ritiro di Temù. Vi faremo ascoltare le parole di Gaston Brugman e Akraf Lazar, giocatori che in esclusiva ai nostri microfoni hanno raccontato questi giorni di ritiro e le loro aspettative in vista della prossima stagione. Approfondiremo le mosse di mercato dei Rosanero con il Palermo impegnato nella trattativa per Joel Campbell. E non solo, la società Rosanero sta lavorando per sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Iachini, una rosa che può contare sull'apporto di due giocatori come Goldaniga e Struna, tornati alla base dopo le esperienze a Perugia e Carpi. Proprio Goldaniga e Struna insieme a Gonzales sono stati i protagonisti delle conferenze stampa settimanali. Ma prima di farvi ascoltare le loro dichiarazioni, parliamo della seconda fase del ritiro estivo dei Rosanero in Val Camonica, terminata con due amichevoli vinte prima contro il Pontisola e poi contro i bergamaschi delle Lumezzane. I Rosanero hanno sconfitto il Pontisola, squadra militante in Serie D, per 3-0. Tra i protagonisti del match Robin Quaison, che nel primo tempo ha messo a segno un gol e colpito per ben tre volte i legni della porta avversaria. Al terzo minuto ci pensa proprio lui a sbloccare il risultato con un tap-in su assist di Ben Ali. Andelkovic raddoppia 10 minuti più tardi con un'inzuccata su calcio d'angolo. Al sedicesimo del secondo tempo, Trajkovski inventa un tiro dai 20 metri, disegnando una traiettoria a giro perfetta, palla in rete. Palermo-Lumezzane, sesto test amichevole del ritiro precampionato dei Rosanero, è finito con il risultato di 4-0. A segno Belotti con una doppietta, Ivailo Koshev e Robin Quaison. Al trentesimo Belotti viene atterrato in area dal portiere in uscita e si procura un rigore, poi trasformato dallo stesso Gallo. Al 35esimo il raddoppio arriva con Koshev, che fulmina Furlan con un calibrato rasoterra. All'83esimo Belotti trova la sua doppietta personale. Un minuto più tardi Rispoli rifinisce per Quaison, autore del 4-0. Al termine dell'amichevole vinta contro i bergamaschi delle Lumezzane, i Rosanero hanno svolto il loro ultimo allenamento nel ritiro di Ponte di Legno. Al termine della seduta la squadra di Iachini ha salutato la Valle Camonica per godere di tre giorni di riposo. La preparazione riprenderà nel pomeriggio di giovedì 6 agosto a Storo, in Trentino, sede del ritiro fino al pomeriggio di mercoledì 12 agosto, prima del rientro in città. Il Palermo comincerà ufficialmente la sua stagione con l'impegno di Coppa Italia e sfiderà la vincente tra Casertana e Avellino. Stadio News 24. Passa a TIM, ricevi un omaggio direttamente presso i nostri punti vendita. Negozi TIM Spicuzza ti aspettano a Palermo nei punti vendita di Via Orsa Minore 123 e Via Notar Bartolo 3/G. Vemaca, la più vasta scelta di camper in Sicilia. Concessionaria dei più prestigiosi marchi europei. Decine di camper usati, 5, 6, 7 posti, con circa 20.000 euro e rate da 200 euro a conto zero. Vemaca è a Palermo in via Ammiraglio Persano. Vemaca, il camper della tua famiglia.
la migliore pizza della città e tantissime specialità di pollo in via Simone Guli 33 a Palermo o comodamente a casa tua chiamandolo 091 54 45 03 ed ogni 10 punti per te in omaggio un pollo ed una pizza. Pizzeria Leone Salvatore e Figli, via Simone Guli 33 a Palermo, telefono 091 544 503. Villa San Giuseppe. A pochi passi da Villa Igea, in un contesto accogliente, sorge Villa San Giuseppe, realizzata appositamente per gli anziani. Disbrigo pratiche, servizio farmacia, camere climatizzate e TV, assistenza infermieristica. La nostra forza è la competenza. Residence Villa San Giuseppe, a Palermo in via Papa Pio XII, numero 23. Villa Belvedere Ricevimenti. Originalità, eleganza e cortesia prendono valore e si trasformano in realtà. Un'ampia sala trattenimenti dotata di ogni comfort per festeggiare le vostre nozze. Villa Belvedere Ricevimenti. Per un sì da non dimenticare. Dei volti nuovi di questo Palermo è Gaston Brugman, centrocampista uruguaiano classe 92, arrivato in rosanero dal Pescara. In esclusiva ai nostri microfoni il giocatore si è soffermato sugli obiettivi personali e di squadra. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Hai perso la Serie A per un millesimo di secondo col Pescara, la ritrovi a Palermo. Che sensazioni hai per questo campionato? Sì, di sicuro quell'ultima partita sono stato molto dispiaciuto perché l'ho sfiorata col Pescara, che è la squadra dove ho cresciuto anche. E sì, ora ho ritrovato la Serie A con Palermo, che devo ringraziare per questa grande opportunità. Speriamo di riparare la fiducia in campo, dimostrando quello che sono. Hai conosciuto tanti siciliani a Pescara, penso Ragusa, Marino. Cosa ti hanno detto della piazza di Palermo? Non abbiamo parlato tanto della piazza, sino che sono delle persone aperte che di sicuro a Nino lo sento ancora, è quasi un amico, quindi tanto affetto con loro e questo. Non ho parlato della città, però di sicuro mi hanno detto che la gente è più calda. Un po' come il Sud America, immagino che ti possa aspettare. Sì, ho parlato un po' con Nacho Lores e mi ha detto che sono più simili a noi. Speriamo, ancora non sono sceso a Palermo, però speriamo che appena ritorno mi trovo bene. Tu hai fatto il nome di Lores, tanti uruguayi sono passati a Palermo, in pochi hanno avuto realmente successo, lo stesso Cavani ha avuto tanti fischi, ha avuto un periodo difficile a Palermo. Tu speri di poter invertire la rotta? Speriamo. So che sarà un anno difficile, però sicuro mentalmente e anche fisicamente sono preparato, quindi farò il meglio e prenderò consigli dei grandi giocatori che ci sono per aumentare la mia professionalità e poi dimostrare il campo. Quanto è importante per un ragazzo come te crescere alle spalle di un giocatore come Enzo Maresca? Tanto, infatti è quello che sto più vicino. Sarà pure per il ruolo, anche perché ci capiamo, anche parla spagnolo. Sarebbe tanta roba se rimanesse, perché di sicuro è un uomo di esperienza e anche una brava persona. Mentre con gli altri giovani del centrocampo come Ilemark e Quaison, come ti stai trovando? No, tutti bene. Diciamo che da poco che li conosco non ho avuto tante volte, non è che abbiamo parlato tanto, però... C'è un bel gruppo, si sta formando una bella squadra, quindi speriamo bene per quest'anno. C'è un compagno che ti ha sorpreso più di altri a livello proprio come giocatore? Sinceramente mi hanno sorpreso tutti, Quaison mi ha sorpreso
Maresca avevo giocato contro, poi tanti avevo giocato contro, però di sicuro la tranquillità che c'ha Vasquez quando prende palla è una roba molto che mi ha impressionato come gioca. Europa o nazionale? Quale di questi è il tuo primo obiettivo? No, il mio primo obiettivo sinceramente è avere fiducia, che il mister abbia fiducia in me, che la società abbia fiducia in me e di giocare più partite possibile. Poi se fai bene questo arriva tutto l'altro. Achraf Lazar, difensore marocchino del Palermo, una delle note positive della scorsa stagione, ha attirato su di sé l'interesse di numerosi club. Il giocatore impegnato nella preparazione del nuovo campionato ha parlato ai nostri microfoni dichiarando di voler migliorare quanto buono fatto l'anno scorso. Allora Achraf, lo scorso anno eri iniziata male con un infortunio, quest'anno sta iniziando meglio il ritiro, che sensazioni hai per questa stagione? Sì, beh, sicuramente l'anno scorso siamo partiti diciamo con una piccola sfortuna, però è il fatto del calcio, succedono queste cose, quindi speriamo che quest'anno la gestiamo molto bene con lo staff e tutti quanti, però ho buone sensazioni che ci sono miglioramenti meglio di quella dell'anno scorso e si spera sempre di migliorare e avere ancora qualcosa in più dell'anno scorso. Iachini da quest'anno punta sin da subito a utilizzare più moduli, tu da esterno sei uno di quelli che è costretto a cambiare più volte posizione, in quale dei due moduli ti trovi meglio al momento? Sì, beh, io guarda, sono cresciuto da piccolo come esterno alto, poi sono stato spostato da terzino, poi ora ho iniziato a giocare come quinto, quindi non mi cambia nulla, la fascia penso di lavorarci bene e devo solo migliorare in qualsiasi cosa, migliorare le mie qualità e imparare ancora tanto e lavorare. Per me non importa dove giocare, ma la cosa più importante è il bene della squadra e fare bene. La coppia destra-sinistra, Lazar-Morganella, per il momento è scoppiata, speri che si possa ricomporre a breve? Sì, beh, chiunque ci sia in quella fascia, l'importante, ripeto, è il gruppo. Bisogna sempre pensare che il gruppo è la cosa più importante, non bisogna mai pensare per se stessi e sicuramente ti pensi per te stesso, fa piacere sempre giocare, però bisogna pensare anche per il bene della squadra e pensare magari di raggiungere tutti gli obiettivi, perché hai raggiunto qualche obiettivo importante, ci sei dentro anche tu e quindi ti fa solo che piacere. Fino a qualche mese fa erano arrivati interessamenti dall'Inghilterra, fa più piacere l'avere interesse di altre squadre oppure la volontà del Palermo di tenerti? Guarda, fa piacere sia al Palermo sia all'Azzar avere richieste da fuori, vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro e sono contento anche del Palermo che ci crede e vuole fare un buon progetto per me e sono molto contento, riconoscente più quello che stavo facendo, quindi io cerco sempre di migliorare, lavorare e vedere tutto ciò, quello che arriva. Magari questa fiducia la suggelliamo con un nuovo contratto. Beh, questo si pensa col mio manager e la società. Poi io sicuramente devo lavorare tanto in campo, penso solo al campo, perché queste cose burocratiche non mi piace pensarle, è meglio stare fuori, se no ti portano troppe energie dentro al campo. Quindi è meglio tenerti le energie dentro al campo e lavorare quello che devi fare e poi il resto arriverà. Prosegue senza sosta l'assedio del Palermo a Joel Campbell. Il costaricano piace moltissimo al club rosanero, che sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia 5-6 milioni di euro. Dall'Inghilterra tuttavia vogliono e sperano in qualcosa di più per lasciare partire l'attaccante. La trattativa è complicata, i Gunners sparano alto con richieste che si aggirano sui 9-10 milioni di euro. Per il giocatore però bisognerà battere la concorrenza di Real Sociedad e Trabzonspor, che si sono gettate su di lui. Dopo aver trattato De Frello ormai ad un passo dal Sassuolo, il Palermo ha messo gli occhi su un altro attaccante del Cesena. Si tratta di Milan Djuric. Per maggiori dettagli vediamo il servizio di Mario Cicerone. Gente che va, gente che viene. Il mercato del Palermo entra nella sua fase più calda. Terzi ha le valigie pronte, direzione Spezia, mentre Malele è approdato in prestito all'Atletico Lisbona. Anche Bentivegna dovrebbe partire in prestito, con Cesena, Crotone e Trapani interessate al suo profilo. Continua invece la caccia all'attaccante. Sfumato De Frel, andato al Sassuolo, e considerate le resistenze della Spalmas per la cessione di Arauco, il Palermo ha virato su Joel Campbell, attaccante costaricano dell'Arsenal.
Wenger vuole cedere l'attaccante a titolo definitivo e chiede 10 milioni, mentre il Palermo ne offre 6. La trattativa prosegue, con Zamparini pronto ad andare nuovamente a Londra per chiudere l'affare. L'alternativa porta il nome di Milan Juric, centravanti del Cesena per cui ci sarà da battere la concorrenza del Darmstadt. Goldaniga, Struna e Gonzales sono stati i protagonisti delle conferenze stampa settimanali. I tre giocatori hanno parlato delle loro aspettative in vista del nuovo campionato. Ascoltiamo le loro parole. Sono tornati per ritagliarsi uno spazio, Goldaniga e Struna, nuovamente a Palermo dopo le parentesi a Perugia e a Carpi. Vogliono dimostrare di meritare la Serie A e la fiducia di una società che li ha ripresi perché possano, finalmente, essere protagonisti. Difensori per professione senza una posizione preferita. Perché, parola loro, possono giocare sia a 3 che a 4. Vogliono entrambi imparare da Iachini e magari da Gonzales, leader agonistico e tecnico della difesa rosanero. E il Pipo ha raggiunto i compagni dopo aver giocato la Gold Cup con la sua nazionale. Il costaricano vuole migliorare lo scorso campionato, ma sempre con i piedi per terra. Perché sognare è un diritto, ma la salvezza, quella no, resta sempre, ovunque e comunque, il primo dovere della stagione. Questa era l'ultima notizia, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Stadio News 24.